Siamo qui con Gianruzzo Massimo, il mister del Real Mazzino. Oggi la partita probabilmente non è andata come vi aspettavate. Avete subito 3 gol nel primo tempo. Forse è arrivato troppo tardi il gol della vostra squadra. Sì, in realtà il gol della nostra squadra è semplicemente dato al fatto che gli avversari stavano controllando la gara, si sono abbassati un attimo, hanno concesso qualche spazio in più e noi con la sfruttato la velocità del nostro centravanti, insomma, l'errore del portiere anche, però tutto sommato alla fine il risultato ormai era già compromesso. I vostri avversari comunque hanno fatto un bel gioco, perché hanno risposto anche al vostro bel gioco che si è visto in campo, ma purtroppo non ha permesso di portare punti alla squadra. Sì, noi paghiamo purtroppo i soliti errori da sempre, quali ci puniscono sistematicamente. Siamo un po' in difficoltà, evidente, è una difficoltà che stiamo incontrando in questo periodo del campionato e dovremmo assolutamente cercare di fare punti con le squadre che sono all'altezza, che hanno una classifica come la nostra. Gli scontri diretti diranno poi la verità. Il nostro obiettivo senz'altro rimane la salvezza, al quale ci aggrapperemo e lotteremo fino alla fine. La prossima partita è contro il Rondò, una squadra che è più o meno ai vostri stessi punti. Come preparerete il prossimo match? Come sempre, con il sacrificio che ci vuole in settimana durante gli allenamenti, con lo spirito e con un pizzico magari di attenzione in più e magari anche di fortuna in più, sperando finalmente che arrivi sta benedetta vittoria che potrebbe darci veramente un po' di serenità. Allora vi ringraziamo e in bocca al lupo per il vostro campionato.